Padre Domenico Pizzuti, sacerdote gesuita, nonché sociologo, ha scritto tanto su Scampia. Cosa rappresenta questa giornata? Un momento di festa, di stare insieme, le famiglie, gli operatori. Anche perché per rendere vivo questo spazio, grazie, che normalmente diciamo così è aperto e non sempre è stato occupato. Questo è il senso della... cioè che Scampia è viva. Perché questa piazza è poco sfruttata? Considerando che siamo quasi ad approssimarsi dell'estate forte, ma questa piazza sembra che è viva in fase alterna, è vero? Dunque, in fase alterna, però ci sta il mammut, mi pare, qui, con tutte le sue attività e anche con questa iniziativa rende viva la piazza, mette insieme le persone, fa fare festa insieme, al di là dei pensieri che tutti quanti abbiamo. Tante persone sono venute qui a Scampia, l'ultimo in ordine è stato il Santo Padre, ma cosa ancora manca secondo lei che ha scritto su Scampia? Cosa manca a Scampia ancora? È una domanda difficile a rispondere. Cioè che si riesca a parlare soprattutto al popolo, cioè alle persone che hanno i problemi, che soffrono, che tirano la cinghia, che subiscono prepotenze. Credo che questo cioè il dialogo con le persone. Secondo lei, con l'abbattimento delle vele, se mai andranno giù, visto che ormai sembra un monumento, potrebbero risolversi in qualche modo i problemi di questo quartiere, o solamente, come dire, un palliativo? Ma no, non credo che sia, diciamo, sia un palliativo, evidentemente, no. Non è che si risolvono i problemi, si risolvono dei problemi abitativi. Cioè, poi ci vuole tutto il contesto dei servizi sociali, anche di un associazionismo vivo, di una chiesa più presente sul territorio. Ci vuole tutto questo. Cioè, però che anche gli abitanti si svegliano, questo ci vuole anche. Che gli abitanti si svegliano, si facciano sentire. Scampia ha diverse realtà associative sul territorio. Come si possono mettere insieme queste anime? Di Scampia. Cioè, dobbiamo camminare tutti sotto braccio insieme, perché vogliamo che sia un luogo umano, civile, dove le persone possano stare bene. Dove c'è una famosa frase che secondo me è un programma di un partito, perché le genti siano felici, questo è il vero programma. Le istituzioni locali cosa realmente potrebbero fare? Secondo lei, lasciando più poteri alla municipalità, si potrebbe organizzare... Ma non è questione di dare potere o meno alla municipalità, si tratta che tutta la società sia organizzata, cioè i gruppi, le associazioni, le chiese, la scuola, le istituzioni. Cioè non è la questione dell'istituzione, è la questione che una società locale viva si esprima, faccia progetti, presenti i suoi problemi, faccia proposte. Questo è.